Anna, 7 anni, una pioggia improvvisa, poi il colpo di un tuono, la paura che inseguiva. Cadeva sopra un sasso, qualche graffio, un po' di male. A casa 2 pedate, tanto per imparare. Il livido svanisce, scolora la memoria, lasciandole scritto dentro un senso di vergogna. E colpo su colpo, un po' di rosso è normale, qualche punto di sutura non fa poi così male. La madre la carezza davanti alla gente, a casa che un graffio è sempre meglio che niente. E cresce pensando che rabbia, urla e violenza siano meglio che nulla e della sola indifferenza. Temeva quello sguardo come un lampo cupo, cui seguiva un tuono che pioveva poco dopo. Nel silenzio e nel segreto fuggiva la sua vita, e se ne avesse parlato sarebbe stata punita. Passano gli anni in un silenzio rovente. Bastava che Anna diventasse presto grande. Bene a scuola, bella, brava, sana, snella e intelligente. Come fosse un oggetto da mostrare alla gente. Il tempo bambino cammina prima lentamente, poi comincia ad accelerare più velocemente. Fuggire di notte era un sogno rituale. Anna urlava nel sonno, ma non riusciva a scappare. Diventò maggiorenne in un giorno di maggio. La paura per Anna diventava coraggio, perché lasciava la casa di primo mattino. Scopriva quel giorno che aspettava un bambino. Mi chiama e mi dice che sta per partire. L'ha detto a sua madre, ma non vuole abortire. Ha paura di tutti, non si vuole fidare. Ha paura anche di me e non sa più dove andare. Anna ora è lontana e ora fa l'insegnante, e il nostro bambino adesso è già grande. Ma il ricordo del giorno in cui se n'è andata è un senso di colpa che non l'ha mai lasciata. E ogni volta che sta per arrivare un temporale, il rumore del cielo la fa tremare. E mentre tutto intorno, piano, si oscura, da un pozzo dell'anima risale la paura. Perché al pronto soccorso, quel giorno che pioveva, non era per il male che lei piangeva, ma per tutte le bugie che sua madre raccontava, mentre con la stessa mano la carezzava. Chi picchia un bambino non ammette la sua colpa, nemmeno se tornasse a vivere un'altra volta. E non è sempre possibile colmare d'amore un pozzo scavato da percosse e rancore. Anna il passato nasconde gelosamente e oggi vuole vivere solo del suo tempo presente. Poi un giorno la chiama un assistente sociale, sua madre molto grave,
devi andare all'ospedale. E un treno ti riporta in quella vecchia stazione, pavimenti logorati e senso di alienazione. Ma nel reparto ospedaliero il tempo è scaduto. Arrivi troppo tardi per un ultimo saluto. Il destino ti ha giocato questa provocazione. Sei tornata indietro per un ultimo ceffone. Perché ti eri preparata la domanda più temuta. Perché ti ripeteva di non averti mai voluta. Ci vuole coraggio ad ammettere il male. Se la bambina è cattiva, picchiarla è giusto, è normale. Potrai poi costruire imperi e castelli, ma quelli degli altri saranno sempre più belli. Ma oggi la vita per Anna è cambiata, perché aiuta l'infanzia che è stata negata. In una scuola materna ha trasformato il suo dolore in fiabe, educazione e gesti d'amore. E questa storia, che doveva essere acqua passata, ora in un libro Anna l'ha raccontata. Ha compreso che del silenzio delle parole sono piene le case, le strade, sono piene le scuole. Sarebbe bastato un po' meno coraggio e un grammo e mezzo di follia quel giorno di maggio per trasformare il suo grido di suo nero rancore in una disperazione ancora peggiore. Perché le ferite passate confondono il pensiero, sovvertono anche il corpo, allontanano dal vero. Col rosso del tuo vino non colorare le tue sere, perché nel buio della notte tutte le rose sono nere.